Non è nero, sembra nero, ma non è nero. È sempre blu e Van Dyck. Un po' più di blu, ce lo rimettiamo che è finito questo blu indaco. Ecco. E ora c'è da fare tutte queste particolari cose. Sono messo una maglietta perché insomma, è freschino, diciamo la verità, è freschino. Quindi allarghiamo un po' questo giubbotto, mi sembra un po' troppo vivo. Bisogna mettere un altro po' di Bruno Van Dyck. Bruno Van Dyck. Giubbotto mi sembrava un po' troppo risicato, perché come ho detto tante volte c'è una bella differenza tra il disegno e poi la realizzazione pratica. Non sembra, ma cambia veramente moltissimo. Il disegno si arrufiana più facilmente. Appunto i segni che ti aiutano a fare una cosa invece di un'altra. Mi sto perdendo dietro al disegno perché non vorrei allontanare troppo dal segno che ho fatto qui. Se si dice che il diavolo sta nei particolari, la stessa cosa si può dire del disegno, del dipinto. Sono i particolari che fanno la differenza. Piccole cose, casomai, che non sarebbero nemmeno
comprensibili, però a un certo punto, se non sono proprio come devono essere, c'è un qualcosa che stride e ormai non ci si accorge subito, non è, diciamo, del mestiere, non è avvezza a certe cose, non se ne accorge facilmente, però ci sono che fanno proprio, come dicevo, la differenza. E a volte sono differenze non di poco, eh. Quindi a volte quello che potrebbe sembrare una stupidaggine, ma chi vuole che se ne accorga, ecco, c'è chi potrebbe accorgersi. Lo conosco, ecco, facciamo un po' di disegno, perché sennò dai, poi si perde, si fanno disegni un po' strani. Quindi facciamo così, guarda. E qui andiamo a con lo scuro. Ora, la moto ci porterà via un po' di tempo perché cosa vuoi? Bisogna, appunto, dicevo, fargli dei particolari, se non proprio precisi, ma insomma, diciamo, plausibili, va, se no diventa poi veramente una cosa, una macchia di colore informe. E allora dobbiamo dedicarci un po' almeno alla caratterizzazione di alcuni particolari, cioè rende la moto, ecco. E non a fare che galleggia da qualche parte senza nessuna fisionomia particolare. Le moto, gioia e dolore, eh? È un bellissimo strumento, diciamo, di libertà, di autonomia, belle sensazioni, però anche di una pericolosità incredibile. Io amo tantissimo la moto, ne ho avute tante, ma veramente tante. Poi alla fine sono rimasto con tre moto, ho tre moto io, di cui due sono pienamente marcianti, tranquillamente utilizzabili in qualsiasi momento, eccetera. Un'altra invece che è un bel pezzo d'antiquario, d'antiquariato, diciamo così. È una MV Agusta del 71, 71-72, adesso non mi ricordo più nemmeno con precisione. E non è in buone condizioni, cioè non è in cattive condizioni, ma diciamo che è ferma da tanti anni. Quindi probabilmente avrebbe bisogno, per essere utilizzata o messa in palla, di un bel po' di lavoro di meccanica, eccetera. Però è integra in tutte le sue parti, ci sono tutti i suoi accessori, no? E ce l'ho l'ho comprata io, quindi è stata la prima moto che ho. Moto, e poi prima di quella ho avuto altre moto, ho avuto la Gilera, Guzzi, ho avuto lo stornello, poi cosa altro ho avuto? La Verda 100. Prova di una vita fa, poi, per cui ormai non si ricorda più nemmeno il costruttore di averla fatta. Per dire, ammesso che ci sia ancora il costruttore.
insomma, Kawasaki Honda, Kawasaki 350, 3 cilindri, due tempi naturalmente, anche quello anni 73, 4, 5, non si ricorda più, non mi ricordo più, dovrei andare a vedere, so più o meno, quindi sono gli anni qui, cosa è andata a Mosca, che è. Poi ho avuto un 750, sempre Kawasaki, sempre tre cilindri, era l'evoluzione del 350. Poi fortunatamente ho avuto per pochissimo tempo, perché poi me ne sono dati via, non erano delle moto, erano veramente delle cose orrende, velocissime, scattanti, ma di una pericolosità incredibile. Senza freni, senza telaio, vibravano, saltavano, erano veramente pericolosissimi. Poi cosa ho avuto? Ducati Scramble 450, bella moto, anche lì l'ho tenuta poco, chissà perché, ma ai tempi mi piacevano poco le Scramble, preferivo le moto da strada. Per cui l'ho tenuta per un certo periodo, poi, ma poco, qualche mese. E poi devo indietro quella, prendevo un'altra, una Suzuki due tempi, cos'era, tre cilindri o due cilindri, non so, non mi ricordo più, raffreddato ad acqua, bellissima. Anche qui l'ha tenuta poco, perché poi mio fratello gli prese la voglia di correre in moto e quindi vendetti quella lì, feci una permuta e presi una moto da cross e da competizione, una SVM 7 marce. E anche con quella ci siamo divertiti, mio fratello a tempi. Stavo parlando, raccontando le mie storie con le moto. Poi a un certo punto mi sono reso conto che il microfono era dall'altra parte. Ho guardato lì, ma quello è il microfono. Stavo parlando praticamente da solo. Questo non sarebbe un gran problema. Non c'è nessuno che sta qui intorno e dice, ma te sei proprio un pazzo, ma che sei un dissociato, ti sei bevuto il cervello, è uno schizofrenico. E invece, però insomma, raccontavo delle storie molto stupide e banali, però a volte mi ci viene a ridere anche a me a pensarci. Stavo pensando alla mia prima moto, al mio primo motorino più che altro, che moto sono venute poi dopo. Le moto sono venute dopo. Una delle prime, primissime forse, una, sì. Non era fra l'altro nemmeno una moto, ma era una Vespa. Vespa 50. Comprata usata naturalmente, qui no, questa lì va così, no, se no non torna, troppo salsicciotto, sì, va bene così, così può andare, se no, Vespa 50, tre marce, Ezio non partiva mai. Por la miseria, io penso sia stata la prima, l'unica Vespa che non partiva mai. Aveva problemi di accensione, probabilmente, non lo so, forse, ma le puntine le avevo cambiate. E da lì ho cominciato a avere la passione, diciamo così, per i motori, per le cose. Probabilmente proprio perché non mi potevo permettere. Ecco. Non mi potevo permettere
il meccanico, e allora mi dovevo arrangiare, quindi piano piano mi sono appassionato anche alla meccanica. Ho fatto, come si dice, di necessità virtù. Sicché, ma avevo 15 anni, perché l'ho comprata con i primi soldi che mi sono guadagnato facendo lavoretti dopo l'estate. Ai tempi si poteva fare queste cose. Fortunatamente ho avuto questa grande possibilità di poter lavorare subito dopo la scuola. Finivo la scuola, terza media, ragazzi. Seconda, terza media. Finivi la scuola, andavi a cercare lavoro e cercavi lavoro. Il lavoro praticamente ti cercava perché ai tempi c'era veramente lavoro da tutte le parti, cosa volevi, facevi. E naturalmente oggi sarebbe, la gente griderebbe allo scandalo, allo sfruttamento e tutte le cose. Beh, probabilmente sì, però le grandissime risate mi sono fatte. La gente straordinaria che ho incontrato e di cui mi sono, come posso dire, ricordato e ricorderò per sempre. Una gente veramente, no, eccezionale, non facevo niente di straordinario, ma erano dei personaggi che non, come si fa a non ricordare quella gente lì? Ed era tutta gente che, io ero ragazzotto, quindi te l'ho detto, piccolo, piccolo, ragazzino. E questi erano gente che aveva già 40, 50 anni, qualcuno era già sessantenne, qualcuno era proprio già avanti con gli anni, però. E raccontavano le storie di quando erano ragazzi loro, di quando facevano le bischerate. Era un piacere soltanto andare al lavoro per ascoltare queste storie. Mamma mia, se ci pensa. E poi si lavorava. Si faceva gli stessi lavori che facevano loro. Però ecco, c'è da dire una cosa che, non, almeno per quello che posso dire io, testimoniare io, non si sono mai approfittati della nostra giovane età, nel senso non è che ci mandavano avanti a fare lavori pesanti, lavori stupidi, pericolosi, no, quello onestamente, anzi, se c'era qualche cosa di pericoloso erano i primi a dirti: oh, non ci andare, lascia aperto, stai buono, fai i fatti tuoi. Insomma, erano dei fratelli maggiori, diciamo così. Per questo sono sempre stato fortunato e contento di averli conosciuti. Qualcuno era proprio un delinquente, proprio delinquente veramente, quelli faceva le truffe di quelli che avevano fatto casomai qualche rapina, e questo era l'unico lavoro che riusciva a trovare, quello di facchino casomai. E noi si andava a uno di questi centri dell'impiego di gli altri tempi, però e succedeva che le aziende avevano bisogno di un po' di manodopera veloce, non particolarmente selezionata, insomma, manovalanza pura, e noi eravamo sulla piazza, stavamo lì. Come arrivava la chiamata: ragazzi, ci servono due persone, faccio per dire, alla Dalmine per 3 giorni. Partenza la mattina alle 5, si torna, insomma, esce a tutte le condizioni. Chi vuole andare? Io no, io da darmi meno 6 pranzo, ma qualcuno ce l'ha già stato, qualcuno non ne fregava niente, qualcuno voleva un altro lavoro, insomma. E noi ragazzi, ero io e un mio amico, che siamo rimasti amici per tantissimi anni, poi ci siamo persi per mille motivi così naturali, nessuna storia, non ho mai fatto storia con nessun amico. Fortunatamente ho sempre avuto amicizie durature e mai avuto seccature con nessuno. Per cui per questo sono stato sempre
graziato dalla sorte. E insomma, se andavo io e mio amico Antonio. E quando si andava, a volte si andava alle Tazzine, che le Tazzine era uno dei posti più ambiti ai tempi, perché poi naturalmente poi ha avuto i suoi problemi, ai tempi era i Tazzine, poi è stato Ilva, poi è stato, no, prima è stato Ilva, poi è stato Italside, poi è stato Deltaside, poi è stato, insomma, ho cambiato tanti quei nomi, non mi ricordo più nemmeno io. E comunque, lì era un ambito perché praticamente non si faceva niente, si poteva solo girare, si faceva quei 10 minuti di lavoro, mezz'ora, quello che poteva essere, e poi eravamo liberi di fare quello che ci pareva. E quindi prendevamo la nostra attrezzatura, l'elmetto, i guanti, questa era l'attrezzatura, e andavamo in giro per lo stabilimento, piano piano, eravamo ragazzetti, e quindi non farsi vedere troppo sugli impianti. Andavamo a vedere dove facevano la colata del ferro, dove c'era proprio il cuore della fabbrica, dello stabilimento. Guardavo questi schizzi di acciaio che volavano per aria, i rumori, proprio quando cascava le putrelle, quando buttavano giù il materiale. Una cosa impressionante, che però era di una bellezza, diciamo così, strepitosa, per noi ragazzi sembrava di essere nell'antro di qualche deo dell'Olimpo, no? Che sensazioni particolari, no? È una cosa, insomma. E vabbè, giusto così. E lì ho imparato a saldare, a fare un po' di carpenteria, un po' di queste cose, perché andavi a fare l'aiutante, che so io, di quello che faceva il saldatore, di quello che faceva il lattoniere, perché c'era da attrezzare, fare, insomma. E quindi imparare, ma voglio dire. Poi a me sono sempre piaciuti i lavori, diciamo così, dove si incostruisce, si fa, si aggeggia. E quindi, cioè, avrei quasi pagato per andarci. Tanto per dire, insomma, non pagato no, però ecco, era veramente qualcosa che non era lavoro, almeno, sai, quando lo fai l'estate per un mese, per 15 giorni, qualsiasi cosa va bene. Poi, fatto per 60 anni, insomma, o 50 o 40, che poteva essere. E sono arrivato a parlare delle Tazzide perché i primi soldi che mi sono guadagnato mi sono comprato la Vespa 50 usata, che funzionava una volta a settimana praticamente, era sempre ferma. Le corse ci ho fatto per metterla in moto, partiva soltanto a spinta. Wow. I chilometri ho fatto a spinta con quella moto, con quella Vespina. Insomma. Poi non so che fine ha fatto, ma penso abbia fatto una finaccia, non mi ricordo più che fine ha fatto. Ma probabilmente l'ho data indietro per prendere qualche altra cosa, no, non mi ricordo più. Il tempo passa, poi ai tempi era. Sì, le cose si prendevano, si compravano, si scambiavano, c'era sempre un modo di avere un oggetto che ci interessava in cambio di un altro. Erano altri tempi, naturalmente. Oggi è quasi difficile farsi credere che ci sia stato un tempo simile. Mi ricordo una volta si andava alla Montedison a Follonica. Ci avevano chiamato perché c'era da fare un lavoro per qualche
una settimana, 10 giorni, adesso non ricordo più, insomma, per non tanto tempo, perché i lavori non erano mai per tantissimo tempo. Per cui insomma c'era da fare un po' di lavori, avevamo chiesto della gente volenterosa, c'era da pulire come posso dire, una specie di tombini, ma non erano, dei serbatoi, ecco, dei serbatoi però affossati. Quindi si doveva scendere in questa specie di tubo, portare giù una specie di succhiarola grossa, insomma, posizionarla in certe maniere, e portava su tutto il deposito che c'era. Insomma, era proprio un lavoro bellissimo, puzzolente più chiaro, ma erano tutti oli grasso, tutta roba di lavorazione, non era roba organica. Però puzzava, da fa schifo lo stesso. E quindi, insomma, niente, questo era il lavoro. E noi, come detto, noi eravamo ragazzotti, quindi non avevamo né mezzi personali, nulla per andare a lavorare. Ci dovevamo accodare a chi aveva la macchina. E quindi, niente, eravamo lì come passeggeri. E una volta ci capitò di andare uno che aveva la macchina, ma era praticamente ciecato, non ci vedeva, aveva degli occhiali spessi e grossi come come si dice, un culo di bottiglia. Poi, sicché era la mattina, era presto, proprio c'era un'umidità pazzesca, non si vedeva un tubo, c'era umido, c'era come si dice, foschia, insomma, era presto, sarà stato alle 5 e mezzo di mattina, chi lo sa, perché si va a iniziare alle 6, quindi probabilmente siamo partiti presto, ora non ricordo, ma insomma, probabilmente da Piombino per andare a Follonica, ai tempi, 8:50 mi sembra, forse 8:50 di queste familiari, no familiari, 8:50, no al coupé, ecco. E se, così non ci vedeva, guidava lui, mo. Si provò, questo dai dai che tardi, dai forza, dai che tardi, dai sbrigati, sbrigati, c'era quell'altro, dai 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 vai vai, e quest'altro con questa cacchio di macchina. Oh, a un certo punto si arriva al passaggio a livello, c'era il passaggio a livello, e questo comincia a dire: ma è aperto o chiuso? È aperto o chiuso? E questo andava: oh, ma lo vedi? No, è aperto o chiuso? È aperto o chiuso? Non lo vedo, frena, frena, che è chiuso. Arrivammo a mezzo metro dalle sbarre di la miseria, oh. E frena che chiuso. Frena, frena! E poi l'8:50, frenava ora e si fermava domani. Poi. Cacchio di macchine. Non mi ricordo come si chiamava questo tizio. Mi ricordo solo che era ciecato, non ci vedeva da qui a lì. Ma il lavoro più bello era quello di quando si andava a prendere le cassette del pesce, perché ai tempi a Piombino arrivavano decine e decine di pescherecci che andavano a prendere le sardine o le acciughe, facevano pesca il pesce azzurro. Ai tempi c'era, ma ce n'era tanto davvero, e ci chiamavano per andare a scaricare il pesce, e quindi quando c'era bisogno si andava volentieri, perché capitava sempre, spesso, spessissimo, che poi avanzava un po' di pesce, perché casomai mancava il ghiaccio, perché casomai i camioncini erano strapieni, non sapevano più dove mettere, insomma, e quindi avanzava sempre un po' di pesce azzurro. E cosa succedeva? Mica lo buttavano via, lo regalava, ai tempi si regalava questa roba, non era considerato di grandissimo pregio, insomma, c'era ancora questa abitudine di regalare pesci, quindi era sempre pieno di pensionati, di gente che stava lì a aspettare che, insomma, cascasse qualche acciuga, e c'era sempre quello che stava lì col sacchettino pronto, come cascava dalle cassette mentre si caricavano un po' di sardine o acciughe, se le metteva lì nel sacchetto, e nessuno gli diceva niente, anzi a volte dicevo: oh, guarda lì è caduta della roba, valla a prendere, e questi naturalmente la pigliavano, ringraziavano, cioè, vabbè. Capitava a volte che si stava lì, arrivava peschereccio,
si metteva le cassette a terra, ma 1.500, 2.000 cassette, no? Uno o due, 3.000, forse 3.000 cassette invece di sardine o acciughe, quindi insomma, un bel quantitativo, tanta roba, montagne di pesce. Succedeva a volte, è capitato tante volte, ma non una volta o due, tante volte che si stava lì sotto il sole, eravamo luglio, agosto, quindi insomma, tempo non certo, e non arrivava il camioncino del ghiaccio, perché ai tempi quello era, arrivava il camioncino del ghiaccio, il ghiaccio si buttava sopra ogni cassetta, poi c'era un nastro trasportatore che portava la cassetta dentro la cella frigorifero di un altro camioncino e poi andava via, andava al mercato, poi andava, partiva, no? Insomma, vabbè, quella che doveva fare, non lo so. Poi anche lì lo so, però insomma. È successo tante volte che non arrivava il ghiaccio, o perché si era rotto il furgone, o perché ha avuto un incidente, o perché si era rotta la macchina del ghiaccio, o perché un motivo o un altro. E quindi questi cavoli di acciughe stavano sotto il sole e cominciavano non dico che marcivano, ma insomma se non c'era il ghiaccio facevano la finaccia. E quindi vedevi questi pescatori poveracci incavolati neri, perché ragazzi, vuol dire lavorare tanto e buttare via pesce, quindi spese, mancato guadagno, e non solo, ma poi da smaltire tutto questo pesce, perché mica lo potevi buttare in mare, insomma, anche se erano altri tempi, però era tutta un'altra storia, sicché insomma, che succedeva? A un certo punto chi lo voleva lo prendeva. E quindi dicevo, lo volete? Dai, portatelo via. Te lo vuoi? Vai, piglia. E sicché c'erano tutti questi pensionati che stavano lì pronti a portare via un po' di pesce, ma non è che se lo rubavano, naturalmente. Non è che quello era, ragazzi. Sicché si portavano via 2, 3, 10, 20 cassette di pesce. E ai tempi noi le prendevamo. E poi si portava a casa, naturalmente ti puoi mangiare 20 cassette di pesce, e quindi le sardine, le acciughe, anzi, perché le sardine si mangiavano, si regalavano, poi si portavano a casa, si regalavano a questa, a quell'altra vicina, insomma era tutto un altro mondo. E invece le acciughe le mettevamo sotto sale. Io non so quante quintalate di acciughe abbiamo messo sotto sale e ci siamo mangiate. Era tutta un'altra storia. Oggi sembra impossibile. Ci siamo andati a volte al porto a vedere. Ora arrivano, se no, 200-300 cassette. Ogni acciuga che casca sembra che caschi in un lingotto d'oro. Ti guardano se lo guardi. La sardina che è caduta sembra che ti stai rubando. Chissà. Boh. Addirittura non si può più nemmeno andare sul porto, perché ora c'è tutte queste leggi antiterrorismo, quindi devi andare lì, nome, cognome, c'è sempre, mamma mia, è diventato un mondo che non si riconosce più, ragazzi. Ora poi con questo benedetto Covid che ci stanno facendo veramente passare la voglia di essere cittadini. Vabbè, comunque sì, allora, lasciamo stare, che sono sempre pericolose queste cose. Insomma, per chi viene dagli anni 60, 50, 60, che ha vissuto un periodo d'oro praticamente, dove tutto sembrava possibile, dove tutto sembrava a portata di mano, dove il futuro era roseo, il futuro era pronto ai nostri desideri, alle nostre ambizioni. E oggi ci troviamo a dover chiedere il permesso anche per andare a fare la spesa. Assurda, una cosa che non ci si può pensare. Boh, vabbè. Io sto andando avanti, chiacchiero, ma insomma. E qui il lavoro è semplice, soltanto di riempire gli spazi, nulla di più. Cercare di fare un po' di differenza con le tonalità di colore, tenere più o meno il conto delle ombre, delle luci possibili. Qui naturalmente è tutto un po' così,
non di precisione, qualcosa di... molto grafico, ecco, non è un realismo esasperato, anzi. Oh, io tante cose li faccio ma me li invento, non so veramente se è una forcella, se è una catena, faccio disegni più o meno plausibili, ma non lo so se in realtà è così, eh. Quindi non mi dite, ma quello sembra, ecco, sì, hai ragione, no, non lo so se in realtà ci sia una cosa del genere, quindi perdonatemi. So come è fatta una ruota, come è fatto un cerchione, ma in questo caso libertà assoluta di interpretazione. Me la concedete sta cosa? Sì, dai. Dovrebbe essere così, eh? Più o meno. Da un po' che sto dipingendo questo quadretto, sto portando via un sacco di tempo, ma me l'immaginavo, per questo ho detto che probabilmente o lo faccio in due volte, o se no vediamo un po', perché se no veramente diventa una cosa improponibile. Come si fa a presentare un quadro che è lungo 3 ore? Non me lo guarda nessuno, ma a parte quello che non mi interesserebbe più di tanto, è che mi ci vuole un sacco, sacco, sacco di tempo per elaborare il tutto. Ecco. E questa è la fregatura. Che quando si fa un quadro, sì, un quadro, un video lungo, poi bisogna elaborarlo, bisogna prepararlo. E a volte è più l'ammattimento per elaborare un video che non farlo, che a farlo ci metti 1 ora, 2 ore, quello che può essere, poi è finito.
Invece quando devi elaborare, che succede? Dura, faccio per dire, 2 ore il video. Intanto lo devi guardare, e sono le prime 2 ore che te lo guardi. E quindi passa già 2 ore. Poi comincia a dire, questo pezzo non va bene, qui ho sbagliato, qui ho detto una parolaccia, bene la levo. Qui si è intrufolato il cane, ha fatto storie, ho smesso. E quindi smetti, chiudi, ritorni indietro, vai a vedere dove che devi tagliare, rivai avanti, riguardi, ricontrolli, e qui è tutto così. E quindi passano ore e ore e ore. Ora questa qui è un'eccezione, non le voglio più fare, è che avevo voglia proprio di usare l'olio, anche perché avevo promesso a un amico, a un'amica anzi, che avrei fatto qualche cosa a olio. E quindi probabilmente questo quadretto poi glielo regalo, perché insomma, se lo merita, mi ha fatto diverse cortesie, eccetera. Quindi non è proprio un regalo, è un ripagare un qualcosa, insomma, è un'attenzione particolare. Qui un po', insomma, vabbè, ho detto, non, come diceva un mio carissimo amico pittore, pittore vero, no? Diventi pittore perché c'è il pennello in mano, pittore, pittore, artista, ecco. Che come diceva Totò, pittore, pittori sono tutti. Che ci vuole essere pittore? Pittore, una matita, una penna, un foglio, colore, se pittore. Sì. E questo pittore purtroppo è morto l'anno scorso. Grandissima persona. A parte come pittore, proprio persona straordinaria, mannaggia, vabbè, e bisogna che faccia questo, cosa faccio, tutto nero, faccio un carte, cosa io faccio? Pensa, per questo amico pittore la cosa più importante era divertirsi con i cuori, con i colori, poi per il resto non gliene poteva fregare di meno. Anche lui al solito dice, oh ragazzi, io mi piace dipingere, ma no, anch'io sono come tutti quegli altri, mangio, bevo, ho bisogno anch'io di qualche lira, quindi insomma, non pensate che vivo di aria. Ok, allora un po' di bianco più pulito possibile qui. Ecco fatto. A posto. Allora, vediamo un po'. Perché al solito col disegno si fa presto. Tata, un po' di colore, prim brum bra, finito, basta. Poi quando lo vai a fare a pittura, c'è qualcosa che manca.
e quindi bisogna, come si dice, arrufianare un po' il tutto. E io arrufiano, è così. Qui ci faccio un'altra linea, così ci siamo, eh? Un po' di rosso, si viene sto viola scuro, che non ho mai usato il nero, quindi ricordate che il nero in questo quadro non c'è. Non che non si possa usare, però ecco, se non lo usate è meglio. Qui ci siamo, qui. Sì, qui grigio, vediamo il pennello.
Ok, ripigliamo un po' tutte queste pipì, queste cosine, e poi ce ne andiamo a dormire. Si è fatto tardissimo, non so a che ore sono, ma è sicuramente tardi. Marrone, ecco, vediamo che lo metto un pochino più così, se no non ci riesco. Un po' di colore scuro. Ok, basta, non fare altro. Allora. Bene, prima di lasciarci un'ultima cosa, ho detto tante cose, ma questa vi era proprio sfuggita, ma è abbastanza importante. Quindi qual è la cosa? Iscrivetevi naturalmente, è un piccolo gesto che a voi non costa nulla, a me invece farebbe piacere, quindi sapere che a qualcuno interessa le mie cose, insomma, mi dà un minimo di soddisfazione. Per cui vi ringrazio in anticipo. Bene, seguite le mie cose, divertitevi, trovate il vostro modo di interpretare la realtà e non mancate alle prossime. Ciao!